Benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi parleremo di video e di come impostare la nostra camera proprio per i video. Partiamo subito. Allora, prima cosa che dobbiamo subito impostare nella nostra camera è questa rotellina o pulsante, dipende dal vostro modello e dal vostro marchio, sulla modalità manuale, così riusciamo a gestire tutte le impostazioni che ci offre la nostra camera al meglio e soprattutto non lasciamo che questa macchina, questo computer faccia tutto al posto nostro senza lasciarci scegliere niente e soprattutto senza lasciarci capire niente. Ok, impariamo qualcosa, dai, mettiamo in manuale. E iniziamo. Allora, dobbiamo fare subito una distinzione che c'è tra NTSC e PAL. Queste due siglette che ci troviamo sempre da tutte le parti. Ogni volta che apriamo la nostra camera nei settaggi e vogliamo cambiare magari il frame rate, boom, NCST PAL, NTSC PAL. Oh, ma cosa sono queste due siglette? Allora, senza farla troppo lunga, senza perderci delle ore, queste due siglette stanno per due sistemi di codifica video e vengono usati rispettivamente il PAL in Europa e in Asia, mentre l'NTSC negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Questo perché? Perché si basano principalmente sulla corrente elettrica, che in Europa, come in Asia, va a 50 Hz, mentre negli Stati Uniti e in altri paesi va a 60 Hz. Tirando le somme e facendo un pochino il sunto di quelle che sono tutte le caratteristiche, perché ce ne sono davvero molte, ma non così grosse, così importanti, vi posso dire che semplicemente il PAL ha più linee visive rispetto all'NTSC. Ne ha 625, mi sembra, contro le 520 e qualcosa del NTSC. Questo semplicemente significa che abbiamo più informazioni su cui lavorare, abbiamo più informazioni visive, abbiamo più qualità, se vogliamo, ok? Infatti, quando andiamo a fare una conversione tra NTSC e PAL, dobbiamo mettere quelle che vengono chiamate bande sopra e sotto, perché ci sarà questo effetto di schermo più piccolo dovuto alla conversione e quindi aggiungiamo le bande. Quindi noi che ci troviamo in Italia usiamo il nostro PAL. Usando il PAL vediamo che i frame al secondo che possiamo usare vanno di 25 in 25. Quindi abbiamo 25 frame al secondo, 50 frame al secondo e 100 frame al secondo, dipende un po' anche dalle vostre camere. E voi mi direte, ma io quando è che devo usare 25 frame al secondo, quando è 50 e quando 100? Io ad esempio adesso sto girando a 25 frame al secondo perché non ho bisogno di andare a rallentare il mio video, quindi non ho bisogno di metterci dentro, comprimere dentro 50 frame al secondo, 100 frame al secondo, non mi servono, e il 25 frame al secondo mi permette e mi dà un prodotto finale molto più fluido, molto più nitido, molto più bello, ok? Quindi per quelle azioni che non si devono rallentare usate 25 fps. Uno pensa subito, ah ma no, ma guarda, 50, 100, sì sì, ne abbiamo tanti, usiamoli, più alto è meglio è. No, no, no. Quando invece abbiamo magari un qualche sport estremo, un'azione, ad esempio questo, boom, andiamo a usare 120. Anche solo, che ne so, vogliamo creare un qualcosa di super rally, anti-emotion, che mi dà qualcosa, usiamo il 120, così, ok? A molti di voi capiterà che quando aprirete il vostro menu delle informazioni per andare a cercare i frame al secondo, magari cambiare delle impostazioni, nel menu che ci permette di cambiare proprio i frame al secondo troveremo due opzioni, il IPB e il All I. Sono due opzioni molto diverse. La prima, l'IPB, la usiamo quando dobbiamo avere un file molto leggero che non dobbiamo ritoccare, ok? Che non dobbiamo farci nessun tipo di post-produzione, quindi usiamo quella modalità lì. Mentre invece, se dobbiamo fare una post-produzione, se vogliamo avere un prodotto finale un po' più di qualità, se vogliamo avere tutte le opzioni di frame al secondo disponibili, usiamo la ALLI, ok? Allora, impostati così i nostri frame al secondo, secondo voi cos'è che dobbiamo andare a impostare?
Lo shutter speed, esatto. Allora, la regola di base che impostato il nostro valore per i frame al secondo, andiamo a moltiplicarlo per 2 per sapere il nostro valore dello shutter speed, ok? Quindi, ad esempio, io sto girando a 25 frame al secondo e userò un 50° di shutter speed. Perfetto! Quindi andiamo a fare magari uno slow motion leggero a 50, usiamo 1 centesimo di shutter speed. Quindi passiamo al valore della F della nostra camera, della nostra lente, ok? Cosa andiamo a impostare qua? Allora, intanto, per sapere come funziona, se volete, c'è il mio tutorial sulla fotografia che vi spiega per filo e per segno tutti questi valori di cui noi stiamo parlando. Quindi se volete andare magari a darvi un'infarinatura generale di cosa fanno questi valori prima di stocchignarli, benissimo, c'è il mio tutorial, vi lascio il link nella descrizione. Quindi, allora, la nostra F cosa fa? Ci dà molto di più rispetto ai video una profondità di campo, ok? Soprattutto quando vogliamo cancellare, vogliamo magari mettere più in risalto il nostro soggetto, oppure, tra virgolette, cancellare un pochino quello che è lo sfondo, ok? Modificati un pochino tutti questi aspetti qua, cosa dobbiamo andare a modificare? Cosa ci resta? Allora, ci manca da vedere l'ISO. L'ISO cos'è? È la sensibilità del nostro sensore alla luce, è ciò che ci permette di mantenere le luci alte e le luci basse, ok? L'ISO, ogni telecamera ha un valore nativo dell'ISO, quindi un valore dove la nostra telecamera funziona al meglio. Facciamo adesso un esempio e diciamo che questa ha come ISO nativo 250. Mi trovo in pieno giorno in un campo, pieno sole. Cosa andrò a fare? Cavolo, per mantenere queste luci alte, al contrario di quello che vi hanno sempre detto tutti, io andrò a mantenere questo valore di 250 senza scendere, perché scendendo andrò sì ad avere la mia ripresa più scura, ma andrò anche a perdere quelli che sono i valori delle luci. Quindi cerchiamo di mantenerlo alto, di mantenerlo nativo, ok? Mentre all'opposto, se dobbiamo andare a salvare delle ombre, cercheremo di abbassare il valore dell'ISO, ok? È un po' il contrario di quello che vi hanno sempre detto, ma basatevi proprio sul valore nativo dell'ISO della vostra camera e a seconda di questo vi muovete. E poi uno mi dirà, cavolo, non ce la faccio con i valori, la mia ripresa è sempre troppo bruciata. Benissimo, lì entreranno in gioco i nostri bei filtri ND, che per chi non sa cosa sono semplicemente dei filtri che si applicano direttamente sulla lente e sono in pratica gli occhiali da sole. Boom. Ok? Guardate. Vedete? Ok? E ci permettono così di mantenere dei valori di ISO più alti e quindi mantenere l'ISO nativo. Ok? Arrivati a questo punto abbiamo ancora però varie opzioni che possiamo modificare. Quindi abbiamo la possibilità di filmare col fuoco automatico e lì avremo varie opzioni, a seconda ovviamente anche della vostra camera, ma generalmente ne abbiamo due un pochino più grosse di modalità di fuoco automatico. Una è quella con questo loghetto, che sembra proprio una faccetta, col tracking, e questa ci permette, soprattutto quando andiamo a filmare sport più di azione, ci permette di avere il fuoco costante su un oggetto. Ad esempio, abbiamo una persona che corre, benissimo, boom, prendiamo il fuoco e continuiamo a seguirlo e vedremo che la telecamera, senza il nostro aiuto, mantiene il fuoco costante proprio su quell'oggetto, su quella persona. L'altra modalità è la Flexi Zone. Questa modalità ci permette di avere un fuoco automatico, ma un pochino più lento, un pochino meno accurato, ed è perfetto, secondo me, per tutti quelli che sono i paesaggi, le cose un pochino più statico, comunque senza troppa azione, ok? Bomba! Siamo arrivati al picture style. È molto importante, soprattutto se lavorate con altre persone e soprattutto se queste altre persone hanno altre telecamere diverse dalle vostre.
se volete fare un lavoro, qualsiasi cosa che implichi comunque mixare il vostro girato con quello di qualcun altro, oppure anche solo se volete fare una color molto molto bella o molto efficace, ok? Noi andiamo quindi a impostare il nostro profilo colore in modalità neutra, in modalità più piatta possibile, proprio in questi casi, se dobbiamo lavorare con qualcun altro. Perché? Perché così abbiamo una possibilità in post-produzione di andare a unificare in maniera uniforme tutto il girato, ok? Se invece noi diciamo, vabbè, io giro un film solo per passione, non mi interessa fare una color in post-produzione, non ci voglio ancora arrivare, per adesso mantengo le cose un pochino più tranquille. In questo caso noi possiamo andare a scegliere tra svariate impostazioni per il nostro profilo colore. Io vi consiglio vivamente di usare magari la modalità landscape, portrait, oppure quella standard, ok? Giusto da avere i colori più reali possibili senza andarli magari ad accendere troppo come magari succede in altri profili colori. Ultima, ma non ultima, impostazione che dobbiamo impostare prima di andare a filmare qualcosa è il nostro bilanciamento del bianco. Allora, semplice semplice, cosa andiamo a fare? Come nelle foto, come succede in fotografia, andiamo a metterla in modalità automatica. Se siamo un pochino dubbiosi, se filmiamo solo noi per passione, comunque siamo molto tranquilli. Mentre invece, se ovviamente andiamo a filmare con qualcun altro, noi cosa facciamo? Ci mettiamo d'accordo con questo qualcun altro e la impostiamo in maniera manuale tramite la K di Kelvin e la mettiamo come vogliamo. Diciamo i valori standard sono 5500 Kelvin durante il giorno, mentre invece di notte 3200. Abbiamo poi comunque varie modalità che ci suggerisce già la nostra camera. Abbiamo la modalità nuvola, abbiamo la modalità in ombra, tungsteno, varie impostazioni che dobbiamo scegliere a seconda di dove noi andiamo a filmare e cosa andiamo a filmare, ok? Wow! Beh, direi che ci siamo detti un botto di cose, ma secondo me molto molto importanti. Quindi, ora cosa ci resta da fare? Siamo in casa, siamo in quarantena? Boh, filmiamo qualsiasi cosa, siate creativi, non lo so, anche solo per esercitarvi, capire bene come funziona l'oggetto che abbiamo in mano, sperimentate, fate qualcosa, filmate, che ne so, i tasti della tastiera del vostro computer, scrivete qualcosa, filmate questo, mettetevi un dito davanti, filmate questo, provate, sperimentate, perché è la chiave di tutto. Se non provate, non ci arriverete mai. Benissimo, dopo questi consigli di saggezza, io vi dico che ci vediamo nel prossimo tutorial, dove parleremo di Premiere, delle basi di Premiere, come impostarlo e un botto di tips, ok? A presto!